Cittadini, lasciate che vi chiami così, anche se tutti sappiamo che siete servi, schiavi, sudditi. Però voglio chiamarvi cittadini per non umiliarvi inutilmente. Dunque, cittadini, noi siamo la classe padronale al governo e abbiamo una grave responsabilità. Dobbiamo dirvi che c'è una grossissima crisi, irreversibile. Non possiamo darvi speranze. Beh, un tempo noi vi mandavamo in miniera, vi riempivamo i polmoni di biossido di silicio, voi crepavate, però vostra moglie otteneva la reversibilità dalla pensione. Beh, oggi questo non ve lo potete più permettere. Cittadini, un tempo vi mandavamo in fabbrica. Noi vi facevamo lavorare 4, 5, 6, 7, 8, anche 9 ore. Sapevamo che dopo 4 ore avevate prodotto tanto quanto bastava per far vivere onestamente e dignitosamente tanto noi quanto voi. Ma noi vi sfruttavamo in fabbrica e utilizzavamo il vostro plus lavoro per ottenere un plus valore che ci intascavamo alla faccia vostra. Però vi davamo la tredicesima, è vero o no? Vi ci compravate il televisore con il quale poi noi vi indottrinavamo e diciamo vi imbrogliavamo anche a distanza. Ecco, però la televisione è una bella cosa, è pure la tredicesima. Oggi voi ve la potete anche sognare, la tredicesima. Cittadini, un tempo noi vi mandavamo in guerra per il nostro tornaconto e voi ci andavate e morivate. Però noi facciamo il funerale di Stato. Ma quanto è bello il funerale di Stato? Io quando vado ai funerali di Stato vedo tutte quelle bandiere, l'inno, mi pare che sta la partita, mi pare. Che passa il ferio, tre morti, io sto lì che faccio aleo, aleo. Ebbene, oggi se andate a crepare in guerra per noi, manco il funerale otterrete. Cittadini, un tempo noi vi soffocavamo, ma di tanto in tanto vi facevamo riprendere aria. Da adesso vi strozzeremo e basta, punto. Eppure, cari cittadini, noi che stiamo al governo abbiamo la responsabilità, il dovere di ascoltarvi. Noi ascoltiamo gli operai. Gli operai ci dicono che le loro aziende chiudono, delocalizzano in Cina e loro perdono il lavoro, oppure restano in Italia, però si cinesizzano e loro perdono i diritti. E noi a questi operai dobbiamo dire una cosa semplice, chiara, onesta, e gliela diremo. Diremo, operai? Cazzi vostri, davvero operai, cazzi vostri, sinceramente, onestamente. Però io voglio parlare anche con i precari, quelli che 20 anni fa avevano 28, 30 anni, erano sicuri che nel giro di qualche mese ci avrebbero avuto un lavoro vero, invece no, sono rimasti invischiati in quella palude che è la precarietà. Ma adesso quelli hanno 50 anni, sono ancora lavoratori precari e hanno i figli che crescono e al massimo troveranno un lavoretto a nero. Noi dobbiamo dire qualcosa di certo anche a questi lavoratori precari e glielo diremo. Diremo precari? Cazzi vostri, pure a voi davvero, sinceramente, precari, cazzi vostri. Però io voglio parlare anche con gli immigrati che sono la colonna portante di questo paese. Lavorano il triplo, guadagnano niente, sono schiavizzati. Eppure per 50 anni, ci dice l'Istat, un cittadino su quattro proverrà proprio da una storia di immigrazione. Dunque voglio parlare a voi emigranti. Parlare a voi e dire la stessa cosa che dico a tutti gli altri cittadini perché voi non siete di serie B. Dirò, emigrati? Migranti? Cazzi vostri, pure per voi, anzi soprattutto per voi, veramente, cazzi vostri. No, perché qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, ma allora perché non facciamo come la Germania, la Gran Bretagna, che si sono messi d'accordo con la Svizzera per tassare il denaro tedesco e inglese che sta nelle banche elvetiche? Certo, infatti il denaro italiano in quelle banche ce ne sta tantissimo. Sapete perché non lo tassiamo? Perché quel denaro è nostro, è da noi padroni. Che fa, se la mazza sui piedi, ma che scherziamo? Poi tra di noi ci stanno anche un sacco di banchieri, vero?